Ciao, ti avevo già parlato di Detergon R3, il detergente igienizzante antibatterico neutro a pH 7. Infatti, sempre sul nostro canale YouTube, in questo video ti mostro esaurientemente come viene utilizzato, come viene diluito. Ma ho deciso di produrre questo video molto breve per illustrarti semplicemente come diluirlo nel classico secchio per lavare i pavimenti e nel dispenser a spruzzo per lavare le superfici verticali e i tuoi oggetti. In descrizione ti lascio i links per la scheda tecnica, il video e anche il blog, sempre con informazioni esaurienti, ma adesso non perdiamo tempo, seguimi. E andiamo a diluire Detergon R3. Ed ecco qua che diluisco Detergon R3 nel secchio per lavare i pavimenti e nel dispenser per lavare le superfici verticali e gli oggetti. Ok, apro Detergon R3 premendo il tappo perché è la sicurezza per i bambini. Apro e il liquido lo si mette proprio una goccia di questa quantità. Pianissimo, perché è molto denso. Puff, fine. Si apre l'acqua, possibilmente calda, così asciuga anche prima il pavimento. Insomma, adesso si arriva fino al limite perché poi con il nostro straccio mescoleremo tutto quanto. Lascio salire l'acqua perché così vedi anche come si comporta il prodotto. Una volta che entra a contatto con l'acqua, praticamente fa un po' di schiumetta. Ecco, questa schiuma non deve essere eccessiva, se ne fa meno è ancora meglio. Vuol dire che io al momento ho messo troppo prodotto per la quantità di acqua che sta arrivando, quindi i casi sono due: aumento la quantità di acqua o la prossima volta che laverò i pavimenti diminuisco la mia goccia di Detergon R3 all'interno del mio secchio, perché il Detergon R3 non va risciacquato a lavoro finito. Potrebbe essere solo necessario risciacquarlo nel caso verificassi che sul tuo pavimento, e questo succede normalmente su pavimenti lucidi, lascia l'eccesso, che vuol dire come degli aloni, vuol dire che è stato messo troppo Detergon R3 all'interno del nostro secchio. La prossima volta ne metteremo meno e se ci danno fastidio questi aloni, risciacqueremo semplicemente con acqua. Comunque, questo grado di schiuma va benissimo, nel senso che è giusto. Adesso sta arrivando al limite, perché poi con lo straccio lo mescoleremo ancora, e come grado di schiuma è perfetto, non deve essere più di così. Invece utilizzo la modalità spruzzino quando devo pulire e lavare le superfici verticali e gli oggetti. Quindi prendo uno spruzzino vuoto, ben pulito, risciacquato, e al suo interno inserisco una lacrima di Detergon R3. Quasi niente, quasi niente. E per fare questo io avvicino i due colli delle confezioni, quasi lo sporco perché è molto cremoso Detergon R3. Devo fare in modo che cada, ecco qua. Una volta inserita, riempiamo fino a metà per poter mescolare il contenitore. Dopo aver mescolato bene, lo riempiamo completamente. Chiudiamo l'acqua, chiudiamo il nostro spruzzino e siamo pronti per lavare, pulire e igienizzare tutta la nostra casa in modalità spruzzino. Spero di esserti stato utile con questo video. Iscriviti al canale, attiva la campanella, il tempo abitato. Ciao da Carlos!